Buonasera. Buonasera a tutti. È la prima diretta del 2023 e intervistiamo un artista, quindi aspettiamo Stre. Intanto lo invito. Eccolo. Vediamo se riesce. Eccolo. Buonasera, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu? Benissimo, mi senti bene? Sì, tu? Sì, benissimo, perfetto. Meglio fare un controllo perché con le live non si sa mai. Certo. Ok, innanzitutto è un piacere conoscerti. Mi presento un attimo, Piacere mio. poi lascio lo spazio a te per presentarti, così ci conosciamo. Io appunto sono Giulia Michele, sono Creativity Coach, una coach per quindi aiuto gli artisti a raggiungere i propri obiettivi nella vita, nella carriera artistica e nel marketing. E stasera intervistiamo Strea, che si chiama Stefano, giusto? Sì. Come Preferisci se ti chiamo Strea o Stefano? vuoi, come vuoi. Ok. Intanto se vuoi presentati, raccontaci un po' cosa fai e vai. Niente, ragazzi, io sono un cantautore e diciamo da qualche anno anche producer, nel senso che mi occupo a 360 gradi di tutto quello che concerne la parte musicale, quindi arrangiamento. E tutto quello che ne consegue. Poi sono anche, diciamo, regista dei videoclip musicali che faccio. Quindi diciamo che mi sbatto a 360 gradi per questa cosa. E insomma, e questo, diciamo, ecco, tu ti occupi molto d'arte. Diciamo che l'arte è un po' il mio pane quotidiano, nel senso che ho sempre questa proprio esigenza comunicativa e soprattutto esigenza creativa, che poi è quello che unisce tutte le persone di questo campo, no? Sì, è bellissimo questo che hai detto perché è veramente un'esigenza quello di fare arte per noi artisti, no? E tra l'altro mi stai dicendo appunto che ti occupi di tutte queste cose e la prima domanda che ti volevo fare è: ma quanti strumenti suoni? Perché ho visto il video di Uscire e hai il basso, la tastiera, la chitarra, quindi suoni tutti te questi strumenti? Sì, pensa che in realtà io parto da batterista e nel video non l'ho suonata, però. E, sì, diciamo che ho iniziato a suonare la batteria e poi gli altri strumenti sono venuti un po' per necessità. Nel Ok. senso che, sì, ti dicevo la questione della creatività, no? Quindi io ho iniziato a suonare strumenti perché mi servivano principalmente ad adattare quello che nel cervello pensavo, cioè nel senso che il 90% delle mie canzoni vengono dalle mie idee, da quello che penso, da un'esigenza comunicativa. E quindi, ecco, per adattare questa esigenza poi musicale o testuale, cioè, mi serviva proprio imparare a suonare un po' di strumenti. E quindi poi ho iniziato a suonare la chitarra perché in tutto ciò io ho avuto una band per tipo 9 anni e con cui diciamo suonavo poi la chitarra dopo aver suonato per vari anni la batteria. Quindi tutto ciò, diciamo, questi sono i miei due strumenti principali. Poi dopo, per esigenza, appunto, ho imparato un po' di basso e un po' di tastiera, insomma, Ok. e poi altri strumenti, diciamo, tra virgolette, minori, però. Dipende da dove, come si guarda la faccenda. Certo, poi ogni suono aggiungere qualcosa in più a quello che è la canzone, no? Magari noi quando l'ascoltiamo neanche ci facciamo caso lì per lì, però se uno allena l'orecchio noti tanti suoni che poi vanno a comporre la ricchezza del brano, no? Sì, diciamo che il trucco è far sembrare poche, tante cose che in realtà, appunto, cioè sono tante, tanto, cioè i miei arrangiamenti sono proprio ricchi di cose. Però cerco di far sembrare tutto semplice, nel senso che questa cosa mi dà da un lato la zappa sui piedi, cioè mi do da un lato, però da un altro lato poi alla fine è la grande sfida, perché poi alla fine diciamo che secondo me a volte è più difficile fare una cosa semplice che una cosa complessa, arzigogolata, che poi vai a finire che insomma non arrivi al dunque.
Questo ne consegue che tanti addetti ai lavori penso che mi detestino dopo un po', nel senso che, per esempio, dopo che finisco un brano, ho chiuso per esempio questo disco e ovviamente missare tutti gli strumenti che ci metto, tutte le tracce, è una follia. Io non vorrei stare mai al posto di chi lo fa perché, appunto, per esempio, il ragazzo che ha missato il disco si è ritrovato 100 tracce a canzone, follia totale. Immagino. Tra l'altro, visto che mi stai parlando un po' di tutte le cose che hai dovuto imparare, che hai studiato, ti volevo chiedere un po' se ci vuoi raccontare qual è stato il tuo percorso di formazione artistica, quindi come hai studiato, se hai studiato in un istituto, quindi in un conservatorio, se hai fatto da autodidatta, e ti volevo chiedere com'è che hai capito che volevi esprimerti con la musica, che volevi fare musica come lavoro proprio. Ok, bella domanda. Allora, è lunga la cosa. Allora, nel senso che io ho imparato tutto da autodidatta per quanto riguarda gli strumenti, proprio per il discorso della passione, perché cioè, la cosa mi appassiona. Bella questa tazza. La cosa mi appassionava così tanto, che ecco, proprio cercavo quella cosa, nel senso che poi ero abbastanza, tra virgolette, ribelle, specialmente da bambino, nel senso che non amavo molto le figure istituzionali, proprio a livello artistico. Quindi, ecco, mi incuriosiva anche di più imparare uno strumento da solo, quindi non lo so, era tipo un po' anche un gioco, no? Nel senso, riuscire a fare cose. Ovviamente, se avessi avuto maestri e insegnanti, avrei fatto tutto in meno tempo, questo sono sicuro. E quindi, no, io ho fatto tutto da autodidatta, tutti gli strumenti che suono. L'unica cosa che ho un po', diciamo, perfezionato negli anni, soprattutto, diciamo, un paio d'anni fa, ho iniziato a fare un po' di lezioni per quanto riguarda il canto, perché poi, ecco, il canto invece, siccome si tratta più di cose proprio fisiche, di respirazione, eccetera, quindi ho avuto proprio l'esigenza di farlo perché sostanzialmente io vengo da quasi 9 anni di gruppo punk, quindi diciamo che il cantare bene non era proprio delle caratteristiche del genere, quindi sostanzialmente non me ne fregava. Però dovendo poi aprirmi a qualcosa di, diciamo, più pop, non so come dire, un qualcosa più accessibile, quindi ho dovuto un attimo far fronte a questa cosa, quindi ho dovuto, insomma, ho Certo. imparato un po' di cose, che poi in realtà servono a tanto, perché lezioni, per esempio, di canto servono anche a respirare bene, a gestire l'ansia, tutte queste cose, quindi anzi, quando ho iniziato a farle, cioè ho iniziato quasi a pensare che potessero servire anche a chi non fa musica. Guarda, io troppo imparare perché mi piacerebbe un sacco cantare, però sono stonatissima, prima o poi prenderò qualche lezione. Però comunque cioè, studiare canto serve anche per se non si ha un giusto posizionamento della voce, si rischia anche di danneggiare le corde vocali, quindi quello sicuramente è importante farlo. Sì, nel punk magari si ricerca invece proprio quel suono anche un po' fastidioso a volte, no? Con la voce, perché si va ad esprimere tutta un'altra cosa. E quindi, cioè, tra l'altro, come sei passato appunto dal punk a fare questa musica, che è un po' più pop, però devo dire la verità, mi ricorda molto il pop anni 90, che comunque aveva molti influssi rock, diciamo, no? Sì, ma guarda, in realtà a me è sempre piaciuto un po' di tutto, quindi è venuto un po' da sì, nel senso che dopo tanti anni che facevo la stessa cosa, tra virgolette, poi la stessa cosa con molte virgolette, nel senso che lo stesso genere, gli ultimi anni di band ho fatto uscire dei singoli che le persone non si aspettavano, per esempio delle canzoni solo piano voce, solo chitarra voce. Ma perché proprio avevo l'esigenza di, cioè penso che in tutta la carriera di qualsiasi musicista arriva a quel punto in cui hai bisogno un attimo di aprire quello che è un po' la tua comfort zone, nel senso che sai, facendolo, so, sembrava quasi che la sfida fosse quasi terminata, quindi ho voluto iniziare un attimo a mettermi più in gioco.
E poi ti ho detto, facendo tutto io, registrando le cose io, ovviamente ogni tanto mi aiuta qualche amico, però facendo il 90% delle cose io, ti ripeto, è stato proprio, è venuto un po' da sé. Poi in realtà continua a essere il mio genere preferito, però io ascolto davvero di tutto. Infatti delle persone ascoltando uscire hanno addirittura trovato, cioè, che la strofa era quasi rap, quindi c'è, cioè, proprio cose completamente opposte, però secondo me alla fine il genere musicale, un po' come il genere cinematografico, perché poi musica e cinema sono queste le mie, diciamo, passioni, è relativo, nel senso che secondo me è un vestito che si dà, diciamo, a una propria opera, ma se tu porti un bel concetto, se tu vuoi esprimere una cosa forte, secondo me arriva un po' a prescindere, cioè. Nel senso che, sai, a volte uno dice no, io ascolto solo quel genere, no, io vedo solo quel tipo di film. Non lo so, è un po' chiudersi in quella nicchia, secondo me poi non fa neanche assai bene. Quindi, cioè, sono passato dal fare punk a fare pop in maniera punk, nel senso senza regole, senza, sì, capito? Cioè, se voglio fare domani un pezzo con, non lo so, con l'ukulele e voce, lo faccio, capito? Nel senso. Alla fine, sai cosa? È anche importante cercare una propria identità artistica. Quindi, ho cercato la mia identità praticamente non avendola, cioè, nel senso, prendendomi proprio libertà. Però vedo che questa cosa, diciamo, sta funzionando, le persone stanno apprezzando. Quindi, ecco, sono molto contento, sì. Sì, mi è piaciuto tanto quello che hai detto perché innanzitutto è fondamentale nel percorso, come hai detto te, uscire dalla comfort zone e quindi predisporsi ad esplorare, a sperimentare, che non è una cosa, cioè sembra una cavolata, ma in realtà non è affatto semplice. Comunque passare da un genere all'altro ci mette molto in difficoltà, perché comunque sono modi di comunicare molto diversi, no? Quindi ci può mettere in difficoltà anche in relazione al pubblico, perché il pubblico ci può vedere in modo diverso. Però più ci diamo libertà, più siamo autentici e più possiamo arrivare al pubblico in modo diretto. Quindi quello che mi hai detto mi è arrivato molto forte, cioè ci credo tantissimo anche io in questa cosa del trovare la propria identità attraverso la libertà creativa, la libertà artistica. Sì, che poi è la cosa che secondo me è più difficile, cioè nel senso che tutti siamo bravi a fare quello per cui siamo portati, quello che ci piace, eccetera. Quindi è un po' andare su un posto, cioè una strada molto sicura, già sai dove arriverai, già sai cosa incontrerai. Non c'è quel senso di sfida. Io vivo molto questo senso di competizione, però non con gli altri, cioè nel senso che io, anzi, odio molto il senso di competizione nell'arte, nella musica, in tutto questa cosa. Ah, già in generale, no? Sai, anche nei programmi televisivi c'è chi vince e chi perde. Nel senso, io vivo la competizione, ma con me stesso, nel senso che, cioè, voglio cercare di migliorarmi in tutto, giorno per giorno. Cioè, io sono l'unico mio competitor, almeno nel mio cervello, perché poi c'è questa cosa anche di invidia delle persone quando vedono che tu stai avendo un successo o qualcosa, quando in realtà io non sto levando niente a nessuno, cioè, così come la puoi farcela tu, posso farcela io, ce la vuoi fare anche tu, anzi, soprattutto tu. Molte volte le persone, cioè, perdono tempo a odiare gli altri, a essere invidiosi agli altri, e non fanno quello che potrebbero fare. Quindi, questa è un po' la questione. Assolutamente, è verissimo. E mi hai poi alla fine sto andando un po' a braccio. E visto che hai toccato un po' questo tema dell'invito, volevo chiedere: hai ricevuto subito supporto, per esempio, non so, da familiari, amici, dalle persone che erano intorno a te verso questo tuo sogno che avevi di fare musica, oppure è stato un po' difficile fargli capire che poteva essere veramente un percorso e non una. Perché diciamo quando uno dice che vuole fare l'artista, soprattutto con la musica c'è questa cosa, devo dire, cioè si pensa sempre ok, va a fare il poveraccio, a andare per strada, no? E quindi è un po' difficile Certo. capire dagli altri. Tornate. Sì, allora, diciamo con i familiari ancora devo riuscire. Poi sai qual è il fatto? Anche venendo dal sud, venendo da Napoli, c'è sempre questa cosa che chi fa musica, chi fa in generale, chi si occupa d'arte, insomma,
sempre questa cosa che viene vista come un po' un perdigiorno, non lo so, una persona che... Quando in realtà c'è un lavoro assurdo, poi tu lo sai meglio di me, perché dato la tua pagina è curatissima, cioè nel senso, anzi faccio complimenti a te, e cioè nel senso che quasi il prodotto che tu fai è diventato quasi, mi dispiace questa cosa, ma quasi l'ultima cosa, nel senso che tu devi essere bravo a veicolare il tuo prodotto, però attraverso altre cose, cioè nel senso, ed è proprio, cioè paradossalmente è diventato il lavoro più difficile, cioè da che ci prendevano in giro, ecco, adesso vabbè. Comunque, diciamo che in famiglia la cosa ancora deve, devo ancora, forse ecco, ci vuole ancora del tempo affinché loro, però invece a livello di amici, a livello di persone che ho intorno, anzi, ho avuto un supporto incredibile, pure perché di recente ho anche lasciato il lavoro dove stavo, dove ho lavorato per vari anni in un negozio, vabbè, dopo aver fatto tanti altri lavori, poi mi sono laureato e tutto, vabbè, come tutti abbiamo un percorso, una cosa. Anzi, molti amici, cioè, mi spronavano a fare questo già da tempo, anzi, cioè, si interrogavano proprio su perché io non avessi fatto prima questa scelta, eccetera, però ovviamente ci voleva coraggio e determinazione, quindi niente, vediamo, dai, sta andando bene, quindi... I tuoi amici perché hai la stessa cosa, cioè, perché sono le effettivamente coraggio e più determinazione. Però io penso che se più persone seguissero quella che è la propria vocazione nell'arte, ma anche in altre cose, no? Cioè, chi ha la vocazione per cose più pratiche, tra virgolette, sicuramente sarebbe un mondo diverso, cioè con persone più soddisfatte, più gratificate, con meno invidia, come dicevamo prima. Quindi è importante che ognuno segua quella lì, almeno provarci, cioè metterci tutto il proprio impegno, perché poi vabbè, la vita ha tante difficoltà, per carità, non è che... però almeno provarci e quello che io dico sempre è che almeno coltivarlo per la propria vita. Magari non è detto che riusciamo a farne un lavoro al 100%, non per forza magari a fare una carriera da musicisti che vanno poi a Sanremo o fanno i dischi su dischi. Però magari comunque averlo nella propria vita, utilizzarlo nella propria vita, metterlo al servizio degli altri come possiamo, è importante seguire la propria vocazione, seguire quella passione. Tra l'altro, per tornare a quello che mi dicevi prima, mi hai detto che tu hai imparato tutto da autodidatta, quindi per imparare a suonare tanti strumenti da autodidatta c'è veramente determinazione. Perché io, per esempio, suono il piano da quando sono bambina, e però ho seguito un corso con una insegnante privata. Adesso sto provando a imparare a suonare la chitarra, però cioè, l'autodidatta è veramente difficile, ci vuole veramente la passione, dici tutti i giorni mi ci metto. Però la musica non è la mia passione principale, quindi è una cosa che sto coltivando così a tempo, no? Però ci vuole sì, tanta tanta determinazione. Dai, se ti serve qualche consiglio. Ok, grazie. No, sì, comunque sì, è quella la cosa, perché poi all'inizio tutto sembra impossibile. Cioè, mi ricordo una decina d'anni fa quando dovevo iniziare a suonare la chitarra, tanto ho le mani piccole, non si vede, però per me era qualcosa di... Infatti pensa che cioè, imparare gli accordi, cioè disegnando sul righello le corde, perché mi facevano male le dita all'inizio, sai? Vabbè, comunque poi ognuno vedi, ha i suoi metodi, però in realtà io consiglio cioè, consiglio di fare lezioni, nonostante io non l'abbia fatte, io consiglio in realtà a tutti quanti di farle, perché comunque tu arrivi a un risultato molto, molto, molto prima. A me, capito, era anche una questione di curiosità, cioè imparare uno strumento. E questa cosa, però, ovviamente ha avuto i suoi risvolti negativi, perché ovviamente ci ho messo più tempo, più anni, però comunque ha avuto un sacco di altri risvolti positivi, per esempio l'orecchio, cioè, che io ho sviluppato, perché, capito, io se ho in mente un testo con la chitarra già so quali accordi prendere, se io sento una canzone di qualcun altro, cioè già so, capito, già capisco, infatti mi usano molto spesso come chitarrista da falò, sai, perché dicono fai quella, sai, allora... E quindi, capito, come tutte le cose, secondo me, anche in tutte le cose negative, anche le cose dove, ecco, le cose dove tu ci metti più tempo, poi alla fine ti premiano di più, secondo me. Sì, è verissimo, è verissimo.
E tra l'altro, visto che stiamo parlando un po' appunto di avere determinazione, difficoltà che ci sono anche nell'imparare, no? Ti volevo chiedere qual è la sfida più grande che tu hai affrontato, stai affrontando con la tua creatività, col tuo percorso artistico? Ok, guarda, la sfida più grande in realtà è quella là, social, nel senso che io sono molto pigro a tal riguardo, anche se ultimamente potrebbe non sembrare, perché ovviamente adesso che ho un po' più di tempo, allora cerco un attimo di fare più post, più contenuti, più cose, però per me quella è una sfida gigante, ma se non altro perché, come ti posso dire, io facendo anche i video musicali, facendo anche, capito, le produzioni, poi io non è che solo li faccio i video, capito, li organizzo. Le location, l'attore, poi li devo montare, chiama quello, chiama quell'altro, è una cosa, capito, è difficile. Cioè, delle volte mi alzo la mattina e penso, oggi devo fare così tante cose che mi verrebbe voglia da rimettermi di nuovo sotto le coperte, perché è quello, diciamo, almeno attualmente per me la sfida più grande è appunto abituarmi a queste dinamiche social, a questo curare, capito, la pagina ogni giorno, eccetera. Anzi, se puoi darmi qualche consiglio, è tutto bene, accetto. Diciamo che tu mi dai lezioni di chitarra e io ti faccio da coach per... Vai, accetto, accetto, accettato. sì, comunque si vede che c'è tantissimo lavoro. Infatti ti volevo dire, prima di questa intervista mi sono messa un po' a guardare i tuoi video sul tuo canale YouTube e i video sono veramente, veramente belli. Cioè si vede che sono proprio pensati, costruiti appositamente per la canzone. E per un artista comunque emergente non è una cosa... Cioè io gli altri artisti emergenti che ho visto... Nessuno ha dei video del genere, cioè i tuoi sembrano proprio produzione di alta qualità, no? E non te lo dico solo perché cioè, ce lo penso veramente. No, E ti ringrazio, ti ringrazio. belli. Infatti, ho visto che comunque su YouTube hanno riscosso un successo abbastanza buono perché ho visto, per esempio, Alzheimer che ha più di 200.000 visualizzazioni. Quindi mettiamo da parte il commento che è appena arrivato. E quindi cioè, si vede che c'è tanto lavoro e però penso che quello venga anche premiato. Sicuramente magari con un affiancamento un po' più consistente sui social puoi raggiungere ancora più persone e far arrivare ancora di più la tua musica alle persone. Quindi insomma questo è il tuo ostacolo più grande. Infatti ti volevo chiedere anche proprio qual è il tuo rapporto col marketing. Con i social, vabbè, me l'hai detto che fai fatica, però comunque il marketing è una cosa molto importante, soprattutto nella musica. Quindi volevo chiederti qual è il tuo rapporto con questo aspetto. Lo odio. No, ma pensa che io mi sono laureato in comunicazione. E vabbè, cioè, al terzo anno praticamente devi decidere se fare marketing oppure comunicazione di massa. E ovviamente io vedo comunicazione di massa. Ecco, adesso a pensarci anni dopo avrei forse dovuto fare l'altro. Però vedi, anni fa non era così, nel senso che non c'erano tutte queste dinamiche social, non c'era questa... Poi non lo so, si pensa sempre che questo fatto dei social sia, non lo so, faccia dell'arte una cosa più democratica. Io non ci credo molto in questa cosa, nel senso che... cioè non è che se io metto una canzone su YouTube e la mette un'altra persona domani... Questa persona non ha fatto un lavoro social attorno a questa canzone, non ha, diciamo, a livello anche di comunicazione, eccetera. Questa canzone, chi l'ascolta? Cioè, questo è il problema, nel senso che un tempo c'erano, sia per la musica e anche per altro, c'erano, capito, dei canali, per esempio ricordo MySpace per la musica, dove, cioè, ognuno aveva la sua pagina. Tu potevi andare a scoprire, anzi tu aggiungevi persone, ma adesso c'è questo concetto invece del follower, nel senso che ci sono gli altri che devono seguire te, quindi capito, è diventato tutto un po' così, quindi mi sono perso qual era la domanda. Tra l'altro, mi hai detto che lo odi e la risposta che immagino. Non so perché, soprattutto nell'ambito musicale, ho notato.
cioè, i musicisti fanno proprio fatica a utilizzare il marketing, cioè a vederlo come qualcosa appunto di costruttivo e di importante per la loro musica. O meglio, magari lo vedono, però comunque si dissociano da quello e dicono: no, forse perché nella musica vedo che c'è molto più l'atteggiamento a magari non si tratta di idee, però alcuni artisti con cui mi sono confrontata mi dicono: mi sembra brutto guadagnare con la mia musica, cioè voglio dedicarmi a pensare solo alla musica, non tutti questi altri aspetti, no? Però, dal mio punto di vista, l'arte è una forma di comunicazione, no? E quindi noi facciamo arte per comunicare qualcosa, per lanciare un messaggio. Quindi è nostro dovere far sì che questo messaggio arrivi a più persone possibili. Tra l'altro, poi con l'arte noi ci esponiamo, no? Ci mettiamo in gioco, ci esponiamo fisicamente a un pubblico, a delle persone. Quindi è importante imparare a farlo in modo che le persone possono apprezzare sempre di più quello che noi facciamo, dietro qual è il messaggio che vogliamo comunicare, farli entrare nel nostro mondo. Cioè non è soltanto una questione di soldi, quello che voglio dire, non è soltanto una questione di adesso convinco sempre le persone ad ascoltarmi perché così guadagno di più, non è semplicemente questo. È proprio fa parte del lavoro dell'artista perché fa parte della nostra vocazione, quello di condividere con gli altri il nostro messaggio. È difficile perché la personalità dell'artista invece è molto introversa tendenzialmente, quindi tende a non voler andare a bussare alla porta degli altri per dirgli: guarda, ho fatto questa cosa, cioè. Guarda, hai proprio centrato il punto. Pensa che, cioè, ultimamente mi fermano persone per strada dicendo: sai, ho visto il video, ho sentito la canzone, eccetera. E anche persone che semmai già mi conoscevano, no? Sai, nel senso proprio di vista, oppure sai, cioè, dicevano: no, ma io non sapevo che tu facevi questo, facevi quello. Cioè, come a dire, sai, perché tu non me l'avevi detto? Nel senso, è capitato l'altro giorno in un bar dove vado spesso. Ah, ma io ho visto che sei cantante, ho visto i video, ho visto le cose. Vedi, nel senso che poi io già parto di base che mi è difficile autopromuovermi perché, ma non per qualcosa, ma perché non lo so, io, cioè, a me io lo faccio come esigenza personale. Poi, ovviamente, il discorso economico è importante perché io voglio che questa cosa, ovviamente, sia un lavoro, eccetera. Infatti, poi molte persone mi chiedono, ma perché punti molto a YouTube e poco, che ne so, a Spotify? Cioè, ma anche materialmente, perché con YouTube riesco a guadagnarci e con Spotify no, nel senso che non c'è proprio proporzione tra le due piattaforme. E quindi il problema secondo me nasce però quando il modo che tu hai per promuovere il brano, cioè, si parla più di quello che del brano in sé, cioè non so come dire. Ma per esempio, ho inventato questa campagna dove ho messo questi codici QR per la città, non so se hai visto. Eh sì, e mi hanno contattato. Vabbè, adesso poi annuncerò delle cose, mi hanno contattato delle persone che, sai, vogliono scrivere articoli, vogliono parlare, eccetera. Quindi sembra che, capito, che la musica, capito, non sia più il mezzo, come posso dirti? Cioè, sì. Sì, questo capisco che possa dare fastidio, in effetti. Però, sai come si dice, un po' il fine giustifica i mezzi. Eh sì, questa frase nella storia ha causato tante brutte cose. Questo caso, questo io non lo capisco perché è un napoletano, non lo so, forse te lo capisco, penso sia napoletano. Non ci questo lo saluto, è un mio amico, no? Comunque, questo è un detto che appunto significa che la vita è un soffio. A noi ci sembra vento, nel senso che appunto, siccome siamo di passaggio, è giusto che, ecco, il discorso che tu facevi su fare della tua passione, il tuo lavoro, eccetera. Quindi, cioè, è giusto che siccome abbiamo solo questa vita, forse, non si sa voi, cioè, è giusto farlo. E quindi niente. Ti ho Assolutamente, è proprio. interrotto 5-6 volte, scusa. No, tranquillo, non ti preoccupare. È una chiacchierata amichevole. È proprio perché appunto la vita, no, è un soffio, secondo me dobbiamo trovare tutti i mezzi possibili per
per far arrivare appunto il nostro messaggio a quante più persone possibili, perché per me questa è una cosa molto molto importante. Lo so che ci ritorno sempre su, però tante persone pensano magari l'artista fa arte soltanto per sé perché appunto ha questa esigenza, però è un'esigenza che è come se ci è assegnata, no? Ci è assegnata questa esigenza di creare arte perché abbiamo qualcosa da dire. Io penso che ognuno di noi abbia qualcosa da dire. E tra l'altro, visto che stiamo trattando questo tema, ti volevo chiedere, tu con la tua musica, qual è il messaggio che vuoi trasmettere alle persone? Ovviamente ogni canzone magari ha un suo messaggio specifico, però in generale, cosa vuoi trasmettere? Cosa vuoi comunicare? Ma in realtà forse c'è un filo conduttore di tutte le canzoni, nonostante tutte le canzoni siano diverse, è che è un po' quello che nella vita c'è sempre una luce in fondo al tunnel, quindi ecco, come ho scritto tanto su Instagram, nella biografia, ho scritto proprio, cioè scrivo canzoni allegre che parlano di cose tristi, perché è un po' quello il mio mood, nel senso che sai, il 90% delle volte scrivo, sai, proprio come cosa terapeutica per tirarmi su. Quindi io sono contento. Tantissime volte mi arrivano messaggi di persone che mi scrivono messaggi, cioè, dove mi commuovo, tra l'altro, lasciamo stare questo particolare, nel senso, sai, sapere questa tua canzone mi ha aiutato in un momento di difficoltà, mi ha aiutato in un momento difficile. Cioè, per me questa è una cosa, cioè, bellissima, nel senso che forse è la cosa migliore a cui potrei aspirare. Poi ecco, il numero di persone che raggiungerà la mia musica, quello verrà sempre da sé, nel senso che più si va avanti e più persone poi ti scopriranno. Quindi fortunatamente su questo almeno l'arte è un po' più democratica, nel senso che almeno nei primi anni. Quindi è un po' questo, nel senso non voglio spingere le persone ad abbattersi, come tra l'altro molta musica, molta arte fa, cioè, nel senso, la mia morale è un po', cioè sì, la vita fa schifo, però proprio per questo non ne facciamo un dramma, sennò è peggio ancora. Ok, adesso che mi hai detto un po' quello che vuoi comunicare, mi stava venendo in mente. Te comunque immagino che quando fai un video, se ti voglio dare qualche consiglio social, immagino che quando fai video, no, si scattano anche tante foto. Comunque ti invito a fare tante foto sul set, magari da qualche amico che può fare foto, qualche fotografo, e avere più foto possibili in modo che, non so, girare il video in 3 giorni, però hai i post per un mese, hai foto per un mese. E parlare quanto più possibile di questo messaggio che tu vuoi comunicare, magari ogni volta affrontandolo da un punto di vista diverso, cioè non è che devi dire sempre la stessa cosa, però ogni volta magari prendo spunto da una situazione che stai vivendo, o che hai vissuto in passato, o qualcosa che sta avvenendo, non so, nel sociale, poi lo vedete come comunicarti. Usare appunto proprio questo messaggio, metterlo nei social, non parlare soltanto delle cose, non so, adesso sto facendo questa canzone, adesso sto facendo questa. Parlare del tuo messaggio, quella è la cosa che crea più connessione emotiva con le persone e che porta le persone a voler ascoltare quello che tu scrivi, quello di cui tu parli nelle tue canzoni. E poi una cosa anche importante che puoi fare è quella proprio di condividere il più possibile anche questi messaggi che le persone ti mandano. Puoi fare anche proprio dei post con i messaggi che le persone ti scrivono riguardo alla tua canzone. Poi adesso c'è anche la funzione di Instagram di poter mettere la canzone nel post e Sì, quindi. questo Instagram me l'ha messo da tipo una settimana, mentre c'era da 2 mesi questa cosa. Tra l'altro, pensa che sul mio profilo personale l'avevo questa funzione da tempo e non mi serviva. Invece, vabbè, comunque sì, questa cosa è utilissima. Sì. Comunque sì, Dicevi? non tutti i profili si aggiornano contemporaneamente, perché anche io ho 2 profili, uno questo qui da coach, l'altro da illustratrice, qui ho degli aggiornamenti, lì no, lì ho degli aggiornamenti, qua no, non si capisce niente. Però anche questo è il bello di Instagram, che devi tenerti sempre aggiornato, se no ti perdi un sacco di cose. Ok, io adesso mi leggo un attimo qualche domanda che magari non ti ho fatto. Sì. Comunque grazie dei consigli perché effettivamente il discorso proprio di rilanciare anche quello che ti viene detto è importantissimo. Cioè, ho visto che tu lo fai ed effettivamente sì, cioè devo imparare io a farlo, ecco, perché bisogna imparare tra virgolette a vendersi. Lo so che è brutta questa cosa, però è così. Sì, come dicevo, bisogna magari
tanto come vendersi, ma come far, cioè trovare il modo per far arrivare il nostro messaggio a più persone possibili. A più Perché persone. fai questo, se tu fai musica, non è soltanto perché ti piace, ma anche perché senti che hai qualcosa da donare agli altri, no? Quindi andare a fare su quel sentimento di voler contribuire alla vita degli altri, che è un bisogno che tutti noi abbiamo. E ti devo dire un'altra cosa, però mi sono dimenticata. Leggo un attimo questo che ha scritto Federica, anche lei è una cantautrice, andatela a vedere anche lei, perché anche lei fa musica bellissima. E dice: non la so, questa cosa della musica nel post che cambia rispetto al reel. Praticamente è un post foto normale, però puoi mettere la musica così le persone mentre vedono il post possono ascoltare la musica che tu hai messo in quel post. Quindi non è un video, è Cioè, una. sì, cioè c'è però una limitazione stupida che praticamente non puoi metterla se il post è fatto cioè, è fatto di più foto. Cioè puoi mettere la musica su. Solo con le Vabbè. foto. I caroselli no, Sì, i caroselli giusto. non so se lo cambieranno. E, no, vabbè, l'altra cosa mi è sfuggita, non me la ricordo più perché ho il cervello un po' labile, però no, a parte questo. Meglio, meglio, vuol dire che viaggia sempre. L'ultima domanda che ti volevo fare è chi mi segue lo sa, io parlo sempre di sogni, di perseguire i propri sogni. Quindi a questo punto della tua carriera artistica, qual è il tuo sogno più grande? Oddio. Ah, io proprio oggi ho scritto un post, ecco, mo, proprio parlando di raccontarci, dove ho detto che praticamente no, io da un po' di tempo a questa parte li sto iniziando a non chiamare più sogni, nel senso li sto proprio chiamando obiettivi, nel senso che, non lo so, nell'arte c'è sempre questa visione del sogno anche come una cosa quasi irraggiungibile, cioè nel senso che, cioè, io ho capito, ho tantissimi obiettivi, cioè nel senso che non saprei scegliertene solo uno. Cioè, nel senso che, per esempio, ci sono delle cose che sogno di fare, che però non so se poi, cioè, le farò poi nell'effettivo, nella vita, tipo un film. Per esempio, molte volte mi chiedono questa cosa, le interviste, siccome i video piacciono, eccetera, quando farai il film, eccetera. Ovviamente, capito, quello, cioè, è un discorso, cioè, un film non è una canzone, è un video, cioè, nel senso che, quindi, capito, può essere più quello un sogno, cioè. Posso dirti, può essere più una cosa. Io vedo più i sogni come una cosa che sì, forse si realizzerà, forse no, però tutto il resto per me sono, capito, sono obiettivi. Nel senso che diciamo che l'obiettivo principale è fare del tutto un lavoro, diciamo, cioè far sì che questo sia il mio lavoro al 100%. Quindi, diciamo, questo è il grande obiettivo. Ovviamente. Questa cosa richiede tanti piccoli obiettivi, andare lì, andare là, fare questo, fare quello. E niente, sono contento che ultimamente invece di chiedermi quando vai a un talent, quando vai a X Factor, invece mi stiamo chiedendo ma Sanremo, quando c'è, almeno c'è stato un upgrade della domanda. Sì, infatti. Comunque mi piace tantissimo questa pragmaticità che mi hai dato con questa risposta, perché effettivamente, cioè, io i sogni per me sono una cosa molto pragmatica in realtà, anche se come dici tu, in realtà le persone li vedono come qualcosa di sì, ok, lo sogno, però chissà se avverrà. Invece no, per me lo sogni, devi fare di tutto in modo che possa accadere, e quindi come dici, diventa un obiettivo. E quindi Sì, andrà. pure perché se tu non sei il primo a credere in te stesso, come vuoi che altri credano in te? Cioè, è impossibile. Anche una frase che mi piace tantissimo è che nessuno è dovuto, cioè nessuno deve credere nel tuo sogno, sei tu quello che ci devi credere, cioè non devi chiedere agli altri di credere in te, di credere nel tuo sogno, perché è tua responsabilità crederci e quindi far sì che quella cosa possa avvenire, no? Invece tante volte incolpiamo, comunque diamo la responsabilità alle persone intorno a noi di non sostenerci e quindi di non essere riusciti a raggiungere un tale obiettivo. Invece no, è nostra responsabilità. Ah, Quindi. questa cosa è bruttissima, infatti. Cioè, nel senso che questo è il motivo, uno dei motivi principali per il quale, per esempio, io, diciamo, lasciai la band, tra virgolette, lasciai, perché comunque nella band ero un po' il factotum, quindi, però, capito, era quel fatto di condividere il tuo sogno con altre persone che semmai, ovviamente,
non potevano empatizzare così tanto, perché ovviamente se la canzone la scrivo io, l'arrangiamento lo facevo io, eccetera, è anche normale che quella persona non, semmai non credeva, ma non credeva, cioè semmai gli piaceva e tutto, però non aveva quella voglia di... è così, devi credere in te stesso, perché sennò gli altri non crederanno in te. E ci vuole tantissimo coraggio per essere creativi, perché sono tante sfide e non tutti, cioè quello che le persone dicono molto, molto spesso è che tutti siamo creativi, no? Cioè tutti abbiamo questo potere creativo, però non tutti hanno il coraggio di essere creativi. E quello è quello che hai avuto te, avere il coraggio di essere creativi, perché suonare in una band e basta, sì, è divertente perché ti piace la musica, ma avere la creatività per mettere su un tuo progetto e fare tutto quello che tu stai facendo ci vuole veramente tanta creatività e tanto coraggio. Quindi ti faccio veramente tantissimi complimenti perché quello che fai comunque è molto bello, si vede che c'è tanto lavoro dietro, tanto impegno, tanto studio, anche se la data autodidatta, però studio nel tanto pensiero, tanto concetto dietro quello che fai. E quindi veramente bravissimo. E me li sono visti con tantissimo piacere sia i tuoi video che mi sono ascoltata con tanto piacere anche la tua musica. E anche io ascolto un po' di tutto, però il pop, per dire la verità, non mi fa impazzire, però le tue canzoni sono piaciute tanto. Allora ti ringrazio il doppio. Complimenti anche a te, perché comunque anche come proprio artist coach sei molto motivatrice. Non è Grazie. facile. Eh già, io, diciamo, che ho fatto sulla mia pelle, cerco di condividerlo con gli altri perché penso, cioè, ci credo tanto che gli artisti abbiano qualcosa di importante da donare al mondo, quindi voglio aiutare più persone possibile a fare questo. Va bene, io Bello, non bello. so se vuoi dire qualcos'altro, io penso che ci siamo detti parecchie cose, le persone che vogliono scoprire la tua musica possono andare sul tuo canale YouTube. S3, Sì, giusto? Io ho cercato S3. È uscito l'ultimo singolo poche settimane fa, Uscire. E quindi andate ad ascoltare. Sono sicura che vi piacerà. ti ringrazio, lo spero. No, comunque niente, io nel senso non mi sento di aggiungere niente, tranne il fatto che forse, non lo so, il discorso della creatività, forse io non credo che tutti ce l'abbiano, però tutti potrebbero Esatto. averla, forse nel senso che molti non sfruttano, ecco, un po' il discorso della pillola che, come si chiama quel film, che poi ha parodizzato Matthew Lapatone, nel senso che non tutti usano la percentuale del cervello Ah, sì. giusta. Sì, no, io sono d'accordissimo. Infatti, io dico sempre che non tutti siamo creativi. Tutti abbiamo il potenziale per esserlo, però non tutti. Siamo tutti cretini, ma non tutti creativi. Grazie Esatto, quello è sicuro. Ok, e allora niente, ti auguro buona serata, mi ha fatto tantissimo piacere. La live la salveremo, quindi se siete arrivati adesso o comunque volete vedere in un altro momento, la potete trovare sia sul mio profilo che su quello di Stre. yeah. Sì, assolutamente. Ok? E un abbraccio grande. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.